basterà comporre il numero 112 per chiedere aiuto. È scattato infatti alle 12 di martedì 9 febbraio lo switch off, ossia il passaggio al numero unico dell'emergenza, adesso attivo anche in provincia di Arezzo. Questo vuol dire che i cittadini sono più sicuri, non devono memorizzare i numeri a secondo delle necessità, sanno che con un numero unico possono chiamare tutte le necessità di cui hanno bisogno. Quindi questo è un grande elemento di semplificazione e di sicurezza. Insomma, una vera e propria rivoluzione per chi si trova in una situazione di emergenza e vuol chiedere aiuto, dal pronto intervento sanitario alle segnalazioni di furto, incendi o richieste di soccorso. Questa sala operativa sarà in grado di identificare se il bisogno del cittadino è una reale emergenza e se è una reale emergenza localizzerà l'utente e passerà poi alla gestione specialistica dei carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, dell'emergenza sanitaria, lo stesso cittadino, andando a trasferire un'esatta localizzazione e una serie di informazioni che sono già state prelavorate dal NUE. Il distretto telefonico 0575 dunque entrerà a far parte della rete, anche se in prima battuta tutti gli altri numeri 113, 115 e 118 resteranno comunque operativi. Le persone, i cittadini si dà il tempo anche di abituare, no? A formare questo 112 in modo da poter poi uniformare tutti con tutta la regione, perché poi a breve, entro aprile, ci sarà anche tutta la regione completa con il 112. Non solo chiamate però per chiedere soccorso, il servizio potrà essere utilizzato infatti anche attraverso un'app di emergenza con funzioni multiple. È a Reo 112, dove abbiamo tre tipi di chiamate: chiamate vocali, chiamate silenziose per persone che sono in pericolo o meno, e una chat per pazienti che non sono in grado di chiamare, sordomuti. Per cui è un servizio essenziale, fondamentale, ed è giusto che sia stato attivato.